prima volta la città di Novara, rappresentata dall'amministrazione, ha dato prova che la parola solidarietà a Novara ha un senso. Devo ringraziare tutti i cittadini, i consiglieri comunali, tutti che hanno rinunciato all'oggetto di presenza a favore di questa iniziativa, la presenza di tutti anche gli amministratori, i comuni in prima fila, che hanno permesso di organizzare il concerto e di raccogliere quindi i soldi per questa necessità. Siamo vicini ai fratelli sardi e con questo gli portiamo i grandi auguri di ricostruire al meglio la loro bella isola. Consegniamo all'amico Sandro, in rappresentanza del progetto 19 associazioni novaresi, di cui fa parte il progetto Novara per la Sardegna, il ricavato che avevamo pensato assieme di dare il contributo per questa, diciamo così, questa realtà in disgrazia, chiamiamolo così. Siamo veramente contenti di aver partecipato a questa iniziativa, dimostrando che nella nostra città, insomma, siamo sempre presenti e disponibili per qualsiasi cosa che abbia a che fare con fabbisogni quotidiani. E non mi dilungo altro, dico solo che ringrazio veramente di cuore, perché soprattutto gli Scorpio sono una realtà per me molto vicina e molto rappresentativa. Io ringrazio a nome del comune di Uras, questo la porto al sindaco di Uras, perché siamo in contatti, ha ringraziato anche l'amministrazione comunale per il contributo avuto da parte dei consiglieri e degli amministratori comunali. All'ultimo momento abbiamo raccolto anche i tifosi del Novara Calcio, che hanno dato una cifra consistente anche loro. E questi li verremo il prossimo 29-30 di marzo, andremo giù a consegnarli direttamente, proprio per avere la trasparenza completa di dove vanno a finire i soldi. E renderemo pubblica. Renderemo pubblica tutto. L'estratto conto e il bonifico. E poi?